Buongiorno cercatori, benvenuti nel canale se siete nuovi e bentornati invece se siete dei miei iscritti da tempo. In particolare siamo tornati perché Luca ha dimenticato il suo piatto la scorsa volta. C'è una pepita lì sotto. No, proviamo di nuovo. No. Cioè no, beh, sì. Non so, proviamo a guardare. In realtà abbiamo fatto un test di usura indirettamente e resistito a quanto ha ghiacciato. Non penso sia in condizioni previste. In Australia sarà al contrario, sarà legato alla fusione della plastica, non a quanto si ghiacci. Oh, speriamo che non ci sia oro dentro quel piatto, perché sennò bisogna aspettare che si scongeli tutta quell'acqua. Quindi oggi la nostra idea è di continuare a lavorare la fessura che l'altra volta Luca ha trovato dell'oro, anche perché la ghiaia fluviale, come vedete, è tutta congelata, quindi non si riesce proprio a muovere. Com'è l'acqua, Luca? Diciamo che non è adatta per gli spaghetti. No, no, no. È fredda, eh? Una vena con pozzo da quarzo, solfuri e un po' di calcite che taglia proprio di netto il corso d'acqua. La trovate là dietro, è coperta da neve, affiora qua al centro del fiume, affiora di nuovo qua da questa parte e poi si inerpica dove Luca sostanzialmente sta scavando. E poi, già come ho fatto vedere in altri video, si perde nel versante. Queste sono le rocce costituenti la vena. Adesso vediamo un po' nel dettaglio. Questi campioni provenienti dalla vena sono ricchi in alcuni minerali, tra cui quarzo, calcite e soprattutto ci sono qua e là sparsi dei solfuri. Non smetterò mai di dirvi quanto sono importanti i solfuri per la ricerca dell'oro. Per coloro i quali sono persi cos'è un solfuro, sostanzialmente è una categoria di minerali composti in zolfo e tendenzialmente con altri elementi chimici, come esempio il ferro. Ferro più zolfo fa la pirite o la pirrotina, per esempio. In questo contesto la nostra ipotesi è che le pepite d'oro che Luca finora ha trovato, e qualcuna anche io nei video scorsi sempre lungo questa fessura, siano legate proprio a dispersione da parte di queste vene idrotermali, potenzialmente aurifere. Una controprova del fatto che queste vene possono essere aurifere sarebbe trovare l'oro nativo disperso all'interno del quarzo, che va a provare sostanzialmente la nostra idea, cioè che l'oro proviene proprio da questa vena. Difatti Luca va a setacciare il contenuto potenzialmente aurifero e i ciottoli, i clasti, i frammenti di maggiori dimensioni va poi ad accantonarli a lato, i quali la prossima sessione potenzialmente verrò con le 6DC 2300 la MyLab e Luca verrà col Gold Monster proprio per andare a cercare vi fossero delle tracce di oro nativo all'interno. Il problema qual è? È che in questo contesto non abbiamo ancora trovato l'oro nativo. Però la ricerca è questo anche. Bisogna mettersi di fronte alla realtà dei fatti e bisogna farsi un tombino così per arrivare a un risultato. Comunque, se qualcuno di voi se lo fosse chiesto, le pepite d'oro tendenzialmente, al momento in cui vengono disperse nel fiume, non viaggiano moltissimo, a meno che non ci sono delle piene storiche, degli eventi molto importanti e intensi, come potrebbe essere ad esempio l'azione di una glaciazione, per intenderci, o di una piena storica,
che fanno sì che quelle pepite possano viaggiare magari anche per decine di metri, centinaia di metri, talvolta addirittura chilometri. Per l'esperienza che finora abbiamo condotto io e Luca, però, queste pepite d'oro, in questo contesto perlomeno in cui stiamo lavorando, si sono mosse pochissimo. Comunque la mia idea e la mia ipotesi è quella che queste pepite d'oro abbiano questa morfologia tondeggiante ma mellonare, non tanto perché hanno viaggiato in questo contesto, piuttosto perché hanno subito le vibrazioni dei sedimenti circostanti durante le piene idriche. Altrimenti non riusciremmo a provare perché proprio lungo le vene tendenzialmente idrotermali con presenza di solfuri si trova più oro in questo contesto fluviale. Ed è un tratto ricorsivo, cioè che succede spesso. A ulteriore comprova di questa mia teoria vi è il fatto che proprio accanto a queste vene tendenzialmente ci sono anche dei livelli molto ricchi in materia organica, in questo contesto specifico in grafite. Sono dei grafitoscisti. I grafitoscisti possono essere delle rocce trappola, sostanzialmente le vene idrotermali che vanno a trovarsi proprio in quei contesti con queste rocce possono arricchirsi fortemente in solfuri, e nel momento in cui milioni di anni fa i solfuri sono formati da dei fluidi idrotermali acquosi, quindi ricchi ad esempio anche talvolta in piccolissime percentuali di oro, ecco che potrebbe essersi formata la cosiddetta pirite aurifera. Adesso che vi ho spiegato la potenzialità di questo sito, vedete Luca che man mano sta approfondendo i suoi scavi proprio all'interno della sede dove correva una volta la vena. Questi sono dei frammenti proprio derivanti da questo lavoro. Vedete che sono molto argillosi e qua e là vi sono anche tracce di argilla rossa. Idealmente andrebbero anche frammentati e macinati e poi rilavati al piatto. Ma al momento attuale non abbiamo disponibilità di un crusher, cioè di un macchinario che ci permetta di andare a frantumare questi frammenti. L'argilla è un componente importante in questo contesto, in quanto va a comprovare che vi sono dei solfuri in alterazione. Significa che l'oro all'interno di questa pirite potrebbe essersi liberato e infatti lo troviamo. Quindi qual è l'idea di questo lavoro che stiamo conducendo? Luca continua a scavare proprio lungo la vena. In questo contesto non solo ci sta provando che all'interno vi sia dell'oro. Perché? Perché all'inizio della nostra lavorazione questo vallamento era una fantastica trappola per il fiume, il corso d'acqua, che durante le piene l'acqua addirittura scoperchiava questo tratto e andava quindi a depositare dell'oro in quella porzione. I primi sedimenti quindi erano potenzialmente auriferi proprio grazie alla trappola. Ma adesso siamo entrati all'interno della vena di un buon mezzo metro e di conseguenza Luca sta proprio scavando nei frammenti costituenti la vena e continuiamo a trovarvi dell'oro all'interno. Ragazzi, vi aggiorno, non abbiamo trovato grandi tracce di oro all'interno della vena, la mia ipotesi quindi è che fosse più superficiale, dove le vene erano più alterate chimicamente, dove quindi l'oro si è andato a disperdere alla pirite aurifera, oppure le vene frammentandosi in corso delle piene hanno rilasciato l'oro nativo al proprio interno. Quindi l'idea è tornare poi domenica prossima con i metal detector per andare a vagliare meglio quei frammenti che abbiamo tolto dalla vena. In ogni caso, devo dire la verità, quella vena ha già reso più di mezzo grammo nelle volte scorse, perché già solo la pepita che ha trovato Luca quest'anno è già un 10,8. Niente male come risultato. Ovviamente, quello che io spero è trovare l'oro nativo all'interno di quelle vene, di quei frammenti che abbiamo estratto.